Ok, siete qui oggi? Siamo qui oggi per il mancato avvio della discussione del rinnovo del contratto integrativo provinciale. Il contratto provinciale che riguarda oltre 8.000 lavoratori, anzi noi stimiamo che il numero sarà ancora più alto a fine anno. L'edilizia è in ripresa in tutta Italia, è in ripresa specialmente su Genova. L'enorme mole di lavori anche sui cantieri autostradali hanno fatto sì che nel 2020 Genova fosse l'unica provincia in Italia che ha chiuso in attivo malgrado la pandemia. Quindi crediamo che il tempo sia giunto. Il contratto è scaduto il 30 aprile del 2021, ma in realtà era già scaduto a fine 2019, poi abbiamo fatto una serie di proroghe per riguardare e superare il periodo della pandemia. Questo contratto prevede ovviamente si va dagli aumenti retributivi, a una serie di nuove norme, nuove indennità per i nuovi tipi di attività che si svolgono. E poi un altro elemento fondante della piattaforma di rinnovo contrattuale è quello di dare il via a un serio piano di corsi di formazione specifici presso la scuola edile. Il lavoro è in arrivo, il lavoro arriverà, abbiamo bisogno di formare sia quei lavoratori che nei 10 anni di crisi nella nostra città hanno perso il lavoro, e sia anche dobbiamo inserire dei giovani nel settore. Il lavoro edile è un bel lavoro, è un bel contratto, quindi dobbiamo far sì che anche i giovani entrino in maniera più costruita nel nostro lavoro.